Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e benvenuti sul mio canale. Perché non sono davanti alla Play? Perché oggi, come avete letto dal titolo, faremo i biscotti al burro d'arachidi. Passione di cucina? Non lo so, ovviamente ragazzi non so più cosa fare, come quarantena, perdonatemi. Tanto voglio salutare Riccardo Muncibi, che se si pronuncia così il tuo cognome, correggimi nel caso, che a grande richiesta mi ha chiesto di salutarlo nel prossimo video, quindi lo faccio volentieri. Allora, per preparare il burro d'arachidi servono, li ho scritti veramente dietro un manuale dell'acquario perché non sapevo veramente dove scriverli, 220 g di farina 00, 110 di burro, 110 di burro d'arachidi, un uovo, 70 di zucchero, 70 di zucchero di canna che purtroppo non ho, 5 g di sale e un pizzico di bicarbonato. Allora cominciamo dalla farina. Ok, 220 abbiamo detto, quindi. Few inches later. E voilà ragazzi, la farina 220 esatti è fatta. Adesso passiamo ai 110 di burro. Non ho ben capito se è intero fuso, però penso che anche se sia versione frigo, quindi duro, compatto, non cambi di tanto. A few moments later. Abbiamo fatto 111 perché insomma qua una volta tagliato non puoi tornare indietro. E andiamo ad unire la farina. Adesso arriva la parte più per me dolorosa, 110 grammi di burro, ma di arachidi. Allora, ci sono diversi tipi di burro d'arachidi. Intanto c'è quello crunchy, che contiene dentro dei frammenti di arachidi, che è assai buono. A me, per esempio, mi rimane tutto incastrato nei denti ed è più fastidioso che cattivo, però cioè, potessi lo mangerei. Ci sono quelli senza olio di palma, che hanno una consistenza molto densa, tipo la Nutella, ovviamente che fa di burro d'arachidi. E poi, a mio avviso, più buono che questo, che contiene olio di palma. Dopo che abbiamo smentito che l'olio di palma non è tutto quel satanismo che si pensava anni fa. Questo contiene olio di palma, infatti, se lo andiamo ad aprire, è molto, molto, appunto, liquido. Ora, vabbè, pulirò. Ma noi andiamo avanti adesso. Ok, qua abbiamo sforato un'altra volta, siamo a 114, però comunque è l'ingrediente principale, quindi anche se siamo un po' avanti, della dose indicata, non penso che tutto si rovini. Comunque mi sono dimenticato di dirvi che la ricetta da dove l'ho presa la trovate su giallozafferano.it, vi lascio il link in descrizione. Adesso ci manca l'uovo, lo zucchero e, da quel che ho capito, anche il sale. Le uova, basta prenderle qui e metterla da parte finché non serve. E lo zucchero è un po' una grana, anche perché sappiamo che il burro d'arachidi è molto salato ma molto dolce allo stesso tempo, cioè molto salato no, però salato sicuramente sì. E per fare lo zucchero contano 70 di normale e 70 di canna, che è un po' più leggero. Però siccome non so il rapporto tra uno e l'altro, butto 140 di normale e festa finita. E adesso però andiamo a cercare lo zucchero, che penso che sia qua sopra. E quindi adesso andiamo proprio a mettere lo zucchero. 12 seconds later. Ok, abbiamo fatto 141 perché ovviamente sono tarate queste bilance, ma molte volte sai, levi un pizzico, va a 138, rimetti a 141, sempre meglio stare un po' sopra secondo me. La quantità mi sembra un po' eccessiva, a dir la verità. Però, vabbè, io mi fido. Adesso vado con 5 grammi di sale e il bicarbonato di sodio che lo tiro già giù, perché tanto serve un pizzico che metteremo al momento opportuno. Servono i 5 grammi di sale che metterò in un bicchierino da caffè. Eventually. Ingredienti pronti. Zucchero, sale, farina, burro d'arachidi, burro e bicarbonato e uova, che mi ero dimenticato. Procediamo adesso alla preparazione. Dicono qua di mescolare zucchero, sale, burro, non si versa, e burro di arachidi insieme. Ora, una cosa che mi lascia un po' perplesso è che non abbiano scritto di fondere il burro, quindi Non so. Proveremo a mischiarlo compatto. Poi dopo dovremo aggiungere le uova, poi la farina e il bicarbonato. Meanwhile.
ho dovuto fare la corsa giù. Mentre stavo preparando un pasto di biscotti da questo pacco da eBay, che se è quello che penso dovrebbero essere gli appoggini per attaccare la chitarra al muro. Ah no, sono le carte da gioco. Sono le carte da gioco, ragazzi. Devono arrivare tra il 10 e il 16. Oggi è il 6 di aprile. Mi sono arrivate le carte Cocorido. Sono le carte contro l'umanità. Se volete vi faccio un video per spiegarvi cosa sono. Scrivetemelo nei commenti. E archiviato il discorso carte, torniamo a noi. Ho fatto bene a non sciogliere il burro, perché mi sembra che comunque questo sia molto un impasto da biscotti. Manca ancora l'uovo e la farina, che adesso, appena questo avrà un aspetto un po' migliore e il bianco del burro sarà sparito, metterò. Later. Ok, dopo avermi fatto un braccio che gli abbonati premium di Pornhub mi fanno una sega proprio letteralmente, è arrivato il momento di mettere l'uovo, che per ovvie ragioni pratiche penso di poterlo sbucciare così, ammesso che si veda il quanto, perché insomma sbucciare un uovo, aprire un uovo con la telecamera in mano, non mi pare una cosa molto pratica. Magari evitiamo di metterci dentro residui di gusci, cosa che mi è riuscita. E adesso andiamo avanti. Mescoliamoci l'uovo. Diciamo che con l'uovo adesso tutti i nodi vengono al cucchiaio, perché non c'è più in sostanza grumi, qualcuno ce n'è ma veramente pochi. L'impasto è omogeneo, rimane un po' attaccato per via dello zucchero sui lati, ma adesso è una cosa che si risolverà. E adesso penso sia arrivato il momento di buttare la farina. Eccola qui, insieme al pizzico di bicarbonato, che è duro come il ghiaccio del Polo Sud. Ci ho fatto prendere un pizzico finalmente. Mescoliamo. C'è il mostro di quello della macchina di qua. Dopo lasciatela lì, diventerà bianca senza passare sotto la pelle. Later. Lì i 220 grammi di farina mi parevano un po' troppi. Però vedere come si è comportata la farina nel mischiare tutti gli ingredienti, diciamo che secondo me sono più che giusti. La massa è assai compatta, mi sembra proprio una massa da biscotto. Non la voglio assaggiare perché non voglio rovinarmi di cosa saprà, perché veramente, ragazzi, non ho mai assaggiato la prima volta che li vedo. Ho trovato la ricetta per caso ieri sera mentre giocavo, quindi ho deciso di farla e poi farci un video. Questo dovrebbe essere più o meno, come ho detto prima, 60, tra i 60 e gli 80 biscotti. E adesso da quel che ricordo c'è scritto di farla riposare. E quindi la metteremo a riposare per circa, mi sembra, un'ora. Che temevo, insomma, che pensavo che dovrei mettere la pasta per i biscotti in frigo per un'ora. Quindi a esattamente 5 minuti alle 3 andrò a levarla. Intanto ne approfitto per, uno, cominciare a editare questo video, e due, scaldare anche il forno, perché ci hanno, penso, 180 gradi, se non vado errato, per 20 minuti. Quindi neanche tanto poi. One hour later. Ok, ragazzi, un'ora è passata, ho fatto scaldare il forno, che ormai non è caldo ma è proprio bollente. Andiamo a tirare fuori la pasta dal frigo, esattamente 5 minuti alle 3. Ok, come potete vedere la pasta è questa. Molto più compatta, molto più dura e anche fresca. Ho già preparato la teglia con la carta da forno per fare i biscotti. Adesso con una mano sbusto tutta la pasta rimasta. La pasta che abbiamo fatto. Potrei dire anche rimasta, perché comunque tanta ne è andata via pulendola il contenitore, insomma. Eccola qui. Magari mi appoggio su un tagliere, levo questa crostata. Sono un po' impedito con la mano, non sono un po' troppo il punto preciso, perdonatemi. Ok, allora adesso c'è da prendere una forchetta, semplicemente staccare una pallina decorarla così e metterla qua sopra.
Adesso il procedimento devo ripetere finché non esaurisco tutta la pasta frolla che ho appena fatto prima. Later. Ok ragazzi, questa è la prima teglia. Sono partito, diciamo, questo è quello che ho fatto nella clip precedente. Ovviamente piano piano poi ho cominciato a prenderci la mano fino ad arrivare a fare cose un po' più, diciamo, verosimili a biscotti. Ho comprato anche più o meno il dosaggio di ogni palina, anche perché ragazzi è una pasta molto fragile che si sbriciola con niente, come potete vedere. Non è come la pasta per la pizza, che una volta lievitata ci puoi fare qualsiasi cosa, la puoi anche legare alla macchina che quella continua ad allungarsi. Qua si tratta di roba molto difficile e poi ho smesso di utilizzare la forchetta perché la forchetta indeboliva i biscotti e premendo poco non venivano granché. Ho deciso di usare il portafortuna del mio braccialetto come stampino. Ed ecco qua che sono di queste cose. Adesso preparerò la seconda teglia sulla griglia e intanto andrò a infornare questi biscotti che per 20 minuti devono stare in forno. Quindi fino alle 15:25. Speriamo di aver fatto la cosa giusta. Several bad puns later. Ok, questa è la seconda teglia. Sono passate tipo 3 ore da che ho iniziato a fare i biscotti. Adesso, ragazzi, la situazione è molto più gradevole. Ed eccoli qui. Adesso tutto è assai più normale. Sono morbidi un pochino, ma sicuramente si raffredderanno e induriranno subito. Adesso andiamo a metterli in una zuppiera e appena induriti e raffreddati, o almeno tiepidi, li andremo ad assaggiare. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok, siamo arrivati in fondo a questo processo, questo procedimento, insomma, questa ricetta, ed ecco un biscotto raffreddato. Il sapore è buono, in particolare il metro gusto di arachidi è un po' più salato della cannella, però non male. Essendoci sale, se ben 5 grammi, sembrano pochi ma sono un bel po', essendo pure d'arachidi salato, si sente comunque il sale che ogni tanto viene lì, tin, tin. Però dico che l'esperimento è ben riuscito. Voglio ringraziare già lo Zafferano, vi ho lasciato il link della ricetta in descrizione. Li rifarò? Quello non lo so. Non lo so perché dipende, su richiesta li posso rifare, nel senso, se c'è un evento, qualcosa, magari una cena, qualcuno mi richiede, qualche invitato me li chiede, li posso fare. Anche perché vivo a casa con mia madre e lei non piacciono. Non piace proprio pure d'arachidi, quindi allora mi trovo, vorrei mangiare tutta questa da solo. Insomma, sarà lunga la faccenda. Detto questo, ragazzi, io me li godo. Vi ringrazio, vi saluto. E ci vediamo al prossimo video. Che vi ho già detto prima cosa potrebbe essere. E penso che presto uscirà. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.